Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, miei cari figlioli, e ben ritrovati con questo appuntamento annunciato, una riflessione, una catechesi dal titolo emblematico però reale, l'Angelus della bestemmia, Bergoglio e la contaminazione di Dio in Gesù Cristo. Procederò questa sera con tre parti, farò una riflessione divisa in tre parti. La prima parte leggerò il testo della vergogna che si va ad associare purtroppo in questi 8 anni ad un catalogo, ahimè, interminabile di follie eretiche, che è il presule argentino che non esiste, come Papa Francesco lo ricordiamo, e che usurpa il trono di Pietro è venuto a portare a Roma. Nella seconda parte parlerò del metodo che Bergoglio adopera per confondere i cuori e le coscienze cristiane, fingendo di dire roba assolutamente normale che nasconde invece l'eresia. Nella terza parte dimostrerò come questo accada da un punto di vista teologico e quanto sia appunto non siano accettabili le dichiarazioni che fa Bergoglio. Allora cominciamo con la prima parte, cioè il testo in causa, l'Angelus della bestemmia, che si associa, lo ripeto, si assomma a tutte le purtroppo grandi fesserie teologiche, che poi fesserie non sono, sono veri e propri stratagemmi per far circolare l'errore, va bene? E perché su questo Bergoglio è imbattibile, invincibile direi, riesce a far credere di aver detto cose giuste e solo ci vogliono menti lucide e coraggiose per sgominare, diciamo così, le sue macchinazioni. E io sono qui per questo, non mi sono mai tirato indietro. Leggiamo il testo, perché prima di ogni cosa è importante leggere il testo. Ieri, domenica 14 febbraio 2021, Bergoglio ha scritto un'altra pagina vergognosa nella storia del falso pontificato e dell'usurpazione del trono di Pietro. Infatti, in una piazza San Pietro, del resto sempre più vuota, ha fatto la seguente, ha letto le seguenti parole. Io proprio passo a leggere e poi nella seconda parte parlo del metodo e nella terza parte vado nello specifico delle dichiarazioni eretiche. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. È bella la piazza con il sole, è bella. Il Vangelo di oggi ci presenta l'incontro fra Gesù e un uomo malato di lebbra. I lebbrosi erano considerati impuri e secondo le prescrizioni della legge dovevano rimanere fuori dal centro abitato. Erano esclusi da ogni relazione umana, sociale e religiosa. Per esempio, non potevano entrare in sinagoga, non potevano entrare nel tempio pure religiosamente. Gesù invece si lascia avvicinare da quell'uomo, si commuove, addirittura stende la mano e lo tocca. Questo è impensabile in quel tempo. Così egli realizza la buona notizia che annuncia: Dio si è fatto vicino alla nostra vita, ha compassione per le sorti dell'umanità ferita e viene ad abbattere ogni barriera che ci impedisce di vivere la relazione con Lui, con gli altri e con noi stessi. Si è fatto vicino, vicinanza. Ricordatevi bene questa parola, vicinanza, compassione. Il Vangelo dice che Gesù, vedendo il lebbroso, ne ebbe compassione e tenerezza, tre parole che indicano lo stile di Dio: vicinanza, compassione, tenerezza. In questo episodio possiamo vedere due trasgressioni che si incontrano: la trasgressione del lebbroso che si avvicina a Gesù e non poteva farlo, e Gesù che, mosso a compassione, lo tocca con tenerezza per guarirlo e non poteva farlo. Ambedue sono dei trasgressori, sono due trasgressioni. Ecco qui, c'è già un primo, diciamo, flash, no? Bergoglio ama molto usare espressioni off limits, la sua è una cristologia off limits. La prima trasgressione è quella del lebbroso, vado avanti, e permettetemi qui un pensiero
a tanti bravi sacerdoti confessori che hanno questo atteggiamento di attirare la gente. Sta parlando di quei preti che dicono, come succede a Palermo nella chiesa dei Cappuccini, ma di queste chiese, di questi parroci, di questi confessori è piena purtroppo la falsa chiesa, che dicono: venite a fare la comunione, Dio ti perdona. Guardi padre, io sono divorziato di sposo, ma fai la comunione, Dio è misericordia. Padre guardi, io prima avrei bisogno di fare un cammino di conversione perché ho due aborti, ma fai la comunione. Questi Bergoglio sta elogiando questi trasgressori, capite? Guardate che Bergoglio va conosciuto, è di un'abilità che non immaginate. Gesù è trasgressore, è trasgressivo. Beati i preti che trasgrediscono la tradizione e avvicinano la gente. Avete capito? L'angelus della bestemmia. Gesù è trasgressore e dunque i preti che invitano a fare la comunione senza essere confessati, che hanno peccati mortali addosso, che vivono in situazioni esistenziali di trasgressione vera e propria, sono preti modello. Di contro, che cosa si nasconde dentro questo? La condanna di quei poveri cristi di preti che sono coscienziosi e che nel confessionale, come faceva Padre Pio e il Santo Curato d'Ars, dispensano, attenti bene, perché se no ne rispondono davanti a Dio. Io infatti non vorrei essere al posto di questi preti elogiati da Bergoglio, trasgressori della tradizione. Cioè Bergoglio fa un parallelismo, un'analogia tra Gesù che trasgredisce la Torah. Pensate dove può arrivare la diavoleria di quest'uomo. Non so se vi rendete conto. E ci vogliono preti come Don Minutella per aprire gli occhi alla gente e far capire le cose. Come Gesù trasgredisce la Torah ed è santo, così i preti che trasgrediscono le leggi canoniche che prevedono, per esempio, sulla confessione certi criteri, sono da ammirare perché stanno agendo come agisce Gesù. Vi rendete conto della gravità, delle ricadute gravi sul piano pastorale, sul piano teologico, sul piano spirituale? Ecco, permettetemi qui un pensiero a tanti bravi sacerdoti confessori che hanno questo atteggiamento. Quale? Quello della trasgressione, come Gesù, che è il trasgressore. Gesù non è il Redentore. Bergoglio non l'ha mai chiamato, se non una tantum, il Redentore. Lo chiama il trasgressore. Attirare la gente, tanta gente. Peccato che te, Bergoglio, non ci riesci, perché Dio prevede anche che tu venga anche sconfessato, che si sente niente, si sente al pavimento per i suoi peccati. Attenti qui adesso il passaggio più, uno dei passaggi più bravi, quei confessori che non sono con la frusta in mano, quindi sempre nello stile divisivo, rivoluzionario di Bergoglio, il prete santo come Padre Pio, che mandava via la gente perché non era ancora... Padre Pio piangeva poi, io proprio stamattina ho ascoltato una riflessione su Padre Pio confessore, la vedrei proprio come provvidenziale. Padre Pio, dopo che finiva di confessare, quando andava a mandare via gente, andava davanti al tabernacolo a piangere, e chiedeva: padre, perché piange? Lui rispondeva: perché la maggior parte dei penitenti non ha piena consapevolezza del peccato. Ma Padre Pio è un sacerdote con la frusta. Bravi quei confessori che non sono con la frusta in mano, ma soltanto per ricevere, ascoltare. Attenti qui, guardate il misericordismo. E dire che Dio è buono, che Dio perdona sempre, non è vero. Figlioli cari, se non c'è il pentimento, lo insegna la Chiesa, ma com'è possibile? Non mi fermerò, fino alla fine lo griderò. Tutti quelli che stanno andando in comunione con Bergoglio lambiscono l'inferno. La Chiesa insegna che per ottenere il perdono che Dio volentieri accorda occorre, dice il Catechismo, il pentimento e il proposito. Mi viene da piangere, guardate, vorrei piangere se fosse possibile, perché non vorrei essere preso per commediante. Le anime sono smarrite per uno che usurpa, vestito di bianco, il trono di pietra in nome di Satana. Non è vero che Dio perdona sempre. Dio è sempre... è un gioco di sfumature, mi state capendo? È un gioco di sfumature.
Perché un conto è dire Dio perdona sempre, bravi questi preti trasgressori che danno la possibilità della comunione quando vogliono, è un'altra cosa da dire Dio è sempre disponibile al perdono, purché tu ti penta e faccia il proposito di non peccare più. Ma vi rendete conto, questi disgraziati che ancora salgono all'altare? Mi viene l'infarto qualche volta a me. Sto morendo di crepacuore nel vedere non i bergogliani entusiasti che non vedevano l'ora, i modernisti, di avere il falso papa che battezza e cresima queste opinioni, ma questi unacum che mi odiano e fanno di tutto per far finta di nulla. Fino ad oggi il cardinale Burke invita alla preghiera, ma per cortesia, ma si tolga di mezzo, ma che invito alla preghiera? Se Sant'Atanasio avesse solo pregato, oggi saremmo tutti ariani. E siccome questi pregano, sono diventati tutti bergogliani. Io a me non importa nulla, sarò l'unico a non farmi marchiare, perché questi sono i marchi del nemico. Dio non si stanca di perdonare. A questi confessori misericordiosi chiedo oggi a tutti voi di fare un applauso qui in piazza, tutti applauso. Ecco Bergoglio, Papa Francesco. Ma non è finita qui, nell'Angelus della bestemmia, nell'Angelus della vergogna. Aggiunge Bergoglio che Gesù non smette di trasgredire. Leggiamo. La seconda trasgressione è quella di Gesù. Mentre la legge proibiva di toccare i lebbrosi, egli si commuove, e questo è vero, ma Gesù può farlo, perché Gesù, e qui Bergoglio è astuto, Bergoglio sa che Gesù Cristo ha l'autorità per farlo, vi è stato detto, cioè legge di Mosè, ma io vi dico, siccome lui è il figlio di Dio può farlo, ma il prete non può di iniziativa propria saltare gli insegnamenti della Chiesa, mi capite? Invece Bergoglio, per sdoganare il tema del peccato, mette questo paragone tra Gesù che trasgredisce la legge e i preti che trasgrediscono la tradizione. Bravi questi preti, un applauso a questi preti che portano in inferno. Padre Pio Adonamort, sai Gabriele, 1960, è Satana che è entrato nella Chiesa e presto verrà a governare una falsa chiesa. In guardia, figlioli cari, rimanete bene a casa con Radio Domina, non ascoltate il pifferaio magico. Qualcuno direbbe, ha peccato, ha fatto quello che la legge vieta, è un trasgressore. È vero, guardate come lo ripete, è un trasgressore. Non si limita alle parole, ma lo tocca. E toccare con amore significa stabilire, guardate come l'errore circola attraverso l'appannaggio di parole misericordiste, stabilire una relazione, entrare in comunione, coinvolgersi nella vita dell'altro fino a condividerne anche le ferite. Con questo gesto Gesù mostra che Dio non è indifferente, non si tiene a distanza di sicurezza, è lo stile di Dio. La trasgressione di Dio, un grande trasgressore, quante volte ha ripetuto nello spazio di poche righe che Dio è trasgressore. Il messaggio è subliminale. Guardate, la seconda parte riguarda il metodo di Bergoglio, che è un metodo massonico di lavaggio delle menti, va bene? Di convincere la gente che quello che lui dice è giusto, quando in realtà è, come vedete, diabolico, perché non è vero che Dio perdona sempre, richiede il pentimento. E l'esempio più emblematico che dà fastidio ai bergogliani è quello dell'adultera, a cui Gesù dice: dove sono? Misera et misericordia, dice Sant'Agostino, dove sono? Nessuno ti ha condannata, nessuno, Signore, neppure io ti condanno, vai in pace e non peccare più. Cioè il perdono è accordato in ragione anche del pentimento, e come diciamo nell'atto di dolore, propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più. Il danno, fiori cari, fidatevi di me, io non so, però fidatevi, il danno. Questa sera vorrei che tutto il piccolo resto cogliesse la gravità della questione. Il danno morale
Che bergoglio con queste parole procura ai preti che si sentono incoraggiati ad assolvere comunque e dovunque e ai fedeli che si sentono autorizzati a peccare sempre, tanto Dio perdona sempre, è incalcolabile. Come diceva Sant'Alfonso Maria dei Liguori, spedisce in inferno più anime la misericordia di Dio che non la sua giustizia. Fratelli e sorelle, poi fa tutto un discorso sui lebbrosi, e qui a questo punto c'è il passaggio che invece era quello che dal punto di vista teologico mi interessava di più. Dice Bergoglio ieri in questo Angelus della bestemmia: dinanzi a tutto questo, attenti bene ad ogni virgola e ad ogni sillaba, Gesù ci annuncia che Dio non è un'idea o una dottrina astratta. Ora, io ho visto qua e là qualcheduno che metteva in guardia dalla catechesi di stasera, perché io non sono uno che perdona, come si dice, ma ci vuole, e qualcuno ha scritto: dirà sempre le solite castronerie, parlando per me, prendendosi al col Papa. Il Papa ha detto questo, appunto, ha detto questo, ha detto che sono bravi i preti che danno sempre il perdono, e quindi si è ancora una volta palesemente staccato dal deposito un fide. Come fanno gli italiani, gli italioti, a non accorgersi? Come fanno domani ad andare a messa in unione con il nostro Papa Francesco? Se fosse veramente il Papa, non esisterebbe più lo Spirito Santo, non è mai esistito lo Spirito Santo. E Gesù è un bugiardo, perché Gesù ha detto: le porte degli inferi non prevarranno. In realtà lui non è il Papa, lo sappiamo molto bene. Adesso andiamo all'aspetto teologico. Leggo e poi passo poi alla seconda parte delle mie tre considerazioni. Dinanzi a tutto questo che stiamo dicendo, la trasgressione, bravi preti che non richiedono un esercizio di penitenza, è veramente una dinamite esplosa alla vigilia della Quaresima. Ma lì c'è Satana, non c'è dubbio. Cioè, chi ancora non ha capito questo non è destinato, non è tra gli eletti. Posso dirlo questo? Io lo dico con molta libertà. Chi ancora va in unione con Bergoglio e finge di non capire a che livelli siamo, come Padre Pio aveva detto a Don Amort, è Satana che è entrato nella Chiesa e presto verrà a governare la falsa Chiesa. Chi finge di non capire o effettivamente non capisce, pur avendo le prove, non è un eletto, è figlio delle tenebre, è figlio di Satana. Su questo io non posso aver dubbi. Guardate adesso la bestemmia. Ma Dio è colui che si contamina con la nostra umanità ferita. La Santa Sede riporta queste espressioni per mostrarvi a quale livello di vergogna sono arrivati i ruffiani di corte lì dentro, scalatori del potere sacro per diventare vescovi, monsignori, cardinali, e non ha paura di venire a contatto con le nostre piaghe. Lui stesso si rende conto, è un comunicatore abilissimo. Ma Padre, cosa sta dicendo? Che Dio si contamina, lui stesso è consapevole, ma capite a quali livelli siamo? Della assurdità, che rasenta la bestemmia. Allora lui deve provvedere in una sorta di retorica quasi paolina ad autogiustificarsi, ad autoassolversi. Non lo dico io, e qui c'è la bestemmia, lo ha detto San Paolo. Si è fatto peccato. Lui, e questo è vero, San Paolo lo dice, ma adesso preciseremo, perché ci si muove con Bergoglio, che è un gesuita luciferino, raneriano, sul filo del rasoio. Eccolo qui, guardate, questo qui si muove qui. Aggiunge: lui che non è peccatore, che non può peccare, si è fatto peccato. Guarda come si è contaminato Dio per avvicinarsi a noi, per avere compassione e per far capire la sua tenerezza. Dunque, vabbè, questo poi prosegue e conclude. E poi la trasgressione di Gesù. Non l'aveva già detto diverse volte? Di nuovo, alla fine, ecco, il concetto è trasgredire. Grazie Papa Francesco che ha i bacchettoni preti in clergymen o in talare, che con la stola viola in confessionale indagano la coscienza per capire se il penitente è sinceramente pentito, se veramente merita la soluzione, altrimenti paga il penitente e paga il confessore. Grazie per aver fatto capire a tutti che sono degli idioti bacchettoni e che la cosa
cosa più importante da fare come Gesù di Nazareth è trasgredire. E poi la trasgressione di Gesù, guardate che cos'è per Bergoglio la trasgressione di Gesù, un amore, attenti, guardate la ricaduta che voi stessi dovete cogliere, un amore che fa andare oltre le convenzioni. Due gay si amano, è un amore che va oltre le convenzioni, lo capite quanto è astuto? Ma vi rendete conto? Un trans che cambia sesso e poi si innamora di una persona dello stesso sesso, no? E si potrebbero moltiplicare, che fa superare i pregiudizi, già, certo, perché quelli tra di noi, come il sottoscritto che è disposto a guardarlo negli occhi a Bergoglio, che dicono sei un eretico, perché il patrimonio della fede dice questo, passiamo per quelli che hanno i pregiudizi. Oggi chi vive il Vangelo, oggi chi rimane ancorato al patrimonio bimillenario della fede, del magistero della Chiesa, vive di pregiudizi. Via figlioli cari, via, tutti trasgressivi dobbiamo essere, come Gesù di Nazareth. Cristologia infernale, visione teologica luciferina, alterazione tre volte demoniaca del Vangelo. Non è affatto vero che Gesù era questo buonista trasgressivo che Bergoglio è venuto. Basterebbe, perché lui è il nuovo Messia, lo sapete questo. E quindi lui riscrive il Vangelo. Mi pare che nel discorso della montagna Gesù dice: non crediate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. Che fine fa questo Logion di Gesù? Niente, sotto i piedi. Carta igienica, perché oggi il testo sacro lo riscrive Bergoglio, e questo grazie non ai bergogliani, ma agli unacum. Guardate, sono a rischio questi unacum, e questi metrapenser di varia estrazione che se la prendono con Don Minutella, che è violento, è aggressivo, è pesante, è esagerato, perché tanto che importa chi è il Papa. La Mendola va in giro in tutta Italia, da chi è diventato famoso, a dire che importa chi è il Papa, se ne deve andare lui. Ma questo è un modo cattolico di parlare, chi è, non importa chi è il Papa. Ma se questo fosse veramente il Papa, bisognerebbe aprire frontiere di riflessione come quella per cui c'è una infallibilità papale solenne che è ex cattedra, ma i documenti della Chiesa parlano di un'infallibilità ordinaria del Papa, perché i documenti della Chiesa parlano di un'assistenza speciale dello Spirito Santo, Gesù il trasgressore. E quindi un applauso ai preti trasgressori, come ce ne sono a Palermo, che salgono all'altare quasi quasi in mutande, con i fasciacolli arcobaleno, che fanno baciare le lesbiche e le benedicono. È un battesimo, senza che voi lo capiate, avete bisogno di Don Minutella per capirlo. Bergoglio con questo Angelus ha mandato a dire al suo amico Rainer Marx, il cardinale di Germania, che sono con voi, e purtroppo devo, d'altra parte, in altri versanti, ufficialmente far credere che non è così, ma voi fate bene. L'applauso era per voi vescovi tedeschi che volete le unioni gay in chiesa, la benedizione delle coppie omosessuali, le donne all'altare, l'abolizione del celibato. Il mio applauso che vi ho fatto fare in piazza San Pietro è per voi che, come Gesù, era trasgressore della legge. Niente affatto vero, voi siete i trasgressori della tradizione apostolica. Bravi, vi faccio fare l'applauso, colleghi del diavolo. Conclusione di Bergoglio nell'Angelus della vergogna: impariamo a essere trasgressori come questi due, come il lebbroso e come Gesù. Ecco, questo è il testo di Bergoglio. Meno male che non è il Papa. Guardate, vi devo dire una cosa. 1400 persone non si può vedere. E vi devo dire una cosa. Io ho la sicurezza che lui non è il Papa. Nel pianeta siamo 8 miliardi circa di persone, 7 miliardi e mezzo, due soli sanno con sicurezza metafisica che Bergoglio non è il Papa. E sono esattamente Jorge Mario Bergoglio e Alessandro Maria Minutella. Guardate che io non sto esagerando. Del resto solo io nel pianeta ho due scomuniche dal misericordioso. Perché lui ha fiutato subito che io non ho paura di lui.
È lui che deve poter aver paura, perché io so chi è lui, so i suoi trascorsi. Jorge Mario Bergoglio e Alessandro Maria Minutella, questi due soltanto sono quelli che a livello metafisico, attenzione, non storico, culturale, quello che volete, metafisico, solo noi due sappiamo esattamente chi è lui e chi sono io. Non mi importa che mi giudichiate, la storia darà ragione come sempre è accaduto. I poteri fondamentalisti, no? I poteri totalitaristi quando vanno al potere sembra che debbano essere eterni. Oggi li giudichiamo per quello che erano. Passo al secondo passaggio dei tre, il metodo di Bergoglio. Nel mio libro, che sta avendo un certo successo perché è un libro che diciamo mette il dito nella piaga, io tratto del metodo di Bergoglio, quindi non aggiungerò nulla esattamente di mio perché mi interessa soprattutto la terza parte. Il metodo di Bergoglio, scrivo a pagina dunque, spero di aver sbagliato la pagina, come spesso succede. Ecco qui, a pagina 137 del mio libro, sto qui esaminando nel mio libro le molteplici eresie di Bergoglio e scrivo a un certo punto: da un papa che grazie a Dio tale non è, non si dovrebbero udire spropositi del genere come quest'ultimo. Conservatelo questo, lo dico ai miei collaboratori. Questo angelus della vergogna. Gesù nel Vangelo ha detto: il vostro parlare sia sì sì, no no, il di più viene dal maligno. Nel suo pseudo magistero il cardinale Bergoglio sembra ribaltare anche qui il Vangelo, anche qui Gesù. Il suo stile è sì però no, no però sì, ma anche. Quelli che dovrebbe essere costitutivamente garante della fede è piuttosto promotore della confusione. Ecco, guardate per esempio che riporto che cosa dice Bergoglio su Giuda Iscariota. Giuda è all'inferno? Non lo so, sento la parola di Gesù, amico. Guardate lo stile subdolo, sta dicendo di no che non è in inferno? No, sta dicendo di sì che è in inferno, induce il sospetto. Apre, come dice il suo beniamino padre Antonio Spadaro, processi di cambiamento. La conclusione è la stessa delle precedenti, di tutte le precedenti dichiarazioni di Bergoglio, perché risponde alla tecnica comunicativa del dubbio di cui Bergoglio è un maestro, tecnica comunicativa del dubbio. Questo vuol dire che Giuda è all'inferno? Non so. Sento la parola di Gesù amico. A chi la dice questa parola amica? Giuda? E che vuol dire? Non dice apertamente di sì all'idea di Giuda in inferno, ma lascia chiaramente intendere il no. La dannazione di Giuda non è un mistero a noi ignoto. Gesù lo chiama figlio della perdizione, eccetera, eccetera. Ma Bergoglio deve a tutti i costi aprire un varco. Il 23 novembre 2017, in un'intervista al Corriere della Sera, dice: quella che mi commuove di più nel Vangelo è la vergogna di Giuda. Ora, io dico, se fossimo tutti un po' normali, dovremmo chiedere a Bergoglio di curarsi. Un ulteriore modo per manipolare il Vangelo e riadattarlo ai propri scopi misericordisti, con la creazione, come dicevo poco fa, di un nuovo Vangelo che rende entusiasti i preti modernisti, esultano, non dormono la notte. Vanno a letto con la foto di Papa Francesco, loro che ieri erano gli antipapisti per antonomasia con Benedetto XVI, oggi sono papolatri, perché hanno il Papa che volevano, il nuovo Messia. Ecco, questo è lo stile volutamente ambiguo nelle questioni decisive. Nelle questioni decisive Bergoglio preferisce usare questo stile appunto ambiguo, che ha assunto evidentemente dalla massoneria, e su questo è un comunicatore assolutamente invincibile e imbattibile. E a questo punto vengo alla terza parte, quella che più mi interessa in questi ultimi circa 10 minuti. Bergoglio parla, abbiamo visto in questo Angelus, di Gesù trasgressore della legge e che perciò chiede l'applauso a tutti i preti che come Gesù
trasgrediscono, lui non lo dice appunto perché vuole essere volutamente ambiguo, trasgrediscono la tradizione, il magistero della Chiesa. Ora però il passaggio più, di maggior impatto idolatrico, profanatore, è quando parla di Dio che in Gesù Cristo si è contaminato, perché lì ancora di più, se già col tema del Gesù trasgressore ci si muove sul filo del rasoio, col tema del Dio che si contamina facendosi uomo si va oltre. Rileggiamo quello che dice Bergoglio, queste le sue parole già citate, le rileggo in questo terzo momento. Dio è colui che si contamina con la nostra umanità ferita e non ha paura di venire a contatto con le nostre piaghe. Ma padre, cosa sta dicendo? Che Dio si contamina? Non lo dico io, lo ha detto San Paolo, si è fatto peccato. Lui che non è peccatore, che non può peccare, si è fatto peccato. Guarda come si è contaminato Dio per avvicinarsi a noi, per avere compassione e per far capire la sua tenerezza. Ancora qui, attenti bene, vi chiedo maggior concentrazione in questi passaggi. Primo, Bergoglio pone un'analogia assolutamente scorretta, teologicamente impossibile, tra contaminazione, attenti bene, tra contaminazione e incarnazione. Cioè, Gesù Cristo è vero che si è fatto uomo, attenti bene, ma nell'assumere la natura umana non ha assunto il peccato della natura umana. Perché lui, ciò a cui Bergoglio e i neo-ariani e modernisti come lui non credono, ha preso la natura umana dalla Vergine Maria, la tutta santa, l'Immacolata, che ha concepito per opera dello Spirito Santo. Ergo, come direbbe San Tommaso d'Aquino, no? Rispondo col dire, diceva San Tommaso d'Aquino. E io, che non sono San Tommaso d'Aquino, ma vorrei, non so, lasciamo per, dico due punti. Ergo, per Bergoglio, Gesù Cristo è stato concepito come qualunque altro uomo, perché l'idea teologica di una contaminazione, qui c'è Sant'Agostino, mi state seguendo, passa attraverso, attraverso il rapporto sessuale, il rapporto carnale, cioè te appartiene alla stirpe umana. Sant'Agostino parla di propagazione del peccato attraverso appunto l'unione carnale. Quindi quando tu dici che Bergoglio dici che Gesù Cristo si è contaminato con l'uomo, stai dicendo che è nato come qualunque altro uomo. Mi avete capito? La teologia procede per sillogismi e io sono qui, sicché Dio vorrà, se non mi fanno fuori prima, ad aprirvi gli occhi, e so che vi addolorate, perché queste sono parole di bestemmia. C'è la negazione dell'incarnazione come opera dello Spirito Santo. C'è la negazione della verginità di Maria, del concepimento, del parto virginale, e c'è l'idea ancora più bestemmiatrice di un Gesù Cristo che è un grande uomo, ma è un uomo come tutti gli altri. Se Gesù Cristo è il volto di Dio, non è che è Dio, è il volto di Dio, della compassione di Dio, che ha raccontato Dio, e però è un uomo come tutti gli altri, allora è vero che Dio si è contaminato. Diversamente, se noi diciamo per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, assolutamente la categoria contaminazione suona assolutamente, assolutamente suona assolutamente come di apostasia. Perché è negazione del contenuto centrale dell'impianto della teologia cristiana, cioè che Gesù Cristo si è fatto carne nel grembo di Maria e non c'è stata alcuna contaminazione, perché lui ha preso la natura umana, mi seguite, dalla Vergine Maria. Quindi il figlio di Dio facendosi uomo, e questo Bergoglio non lo dice chiaramente, infatti per lui Gesù Cristo, come ha detto nei suoi dialoghi con Eugenio Scalfari, è semplicemente un grande uomo, ma invece per noi Gesù Cristo, che è il figlio di Dio, quando si è fatto uomo non si è contaminato. Non dobbiamo parlare di contaminazione della natura umana, mi seguite? Ma di assunzione della natura umana. E per questo la Sacra Scrittura, ma ormai Bergoglio ha riscritto il Vangelo, che bisognerebbe sbattere in faccia sulle narici a Iuna Cub,
narici enormi perché sono tronfi d'orgoglio e piedi di odio verso Don Minutella. Non è che hanno fastidio per Bergoglio, il problema per gli Unacume è Don Minutella, sapete perché? Perché sanno, quelli che anche questa sera stanno ascoltando, che dico la verità, perché è incontrovertibile, non è che me lo invento. Non mi sto inventando nulla io. Ecco, allora, la Sacra Scrittura dice chiaramente che Gesù Cristo era in tutto simile a noi, eccetto il peccato. Ma io me li sento già all'orecchio i teologi modernisti, i filo bergogliani, Paz d'Aran di Papa Francesco, che dicono: ma lui ha citato un testo. Sì, certo, ma come sempre accade, lo ha alterato. Qual è il testo? È quello della seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, capitolo 5, versetto 21, che dice così: Tomin gnonta amartia iuper, e mon amartia ne poiese, in emeis genometa di caiosiune teu en auto. L'ho detto in greco per far capire che, come Bergoglio, anch'io me ne intendo in teologia, ma infatti i pastorali di Bergoglio, alleati trasversalmente dei disgraziati Unacume, devono far capire a tutti i costi che io sono un bastaniello, uomo e merda io sono, capito? Uomo di merda, così vengo definito dai quelli, diciamo, dai circuiti più eleganti. Io sono un uomo di merda, sono un masaniello, sono un pazzo. Deve passare questo. Io non ho due lauree in teologia. Io non sono teologo che scrive libri e chiarisce alle coscienze la vergogna eretica di Bergoglio. Io sono un uomo di merda, come tanti dicono, no? Tanti, non pochi, eh. Io fino oggi sempre io scorro le immagini, leggo, e dico al Signore: perdonami Signore. Il progetto che deve passare è che Don Minutella è un delinquente, plagia le menti, capito? Fa i soldi, conquista le donne, capito? Non vanno sui contenuti, metodo sovietico, devono distruggere moralmente l'avversario. Soprattutto se dice la verità. È per questo che l'ho letto in greco, tradotto letteralmente nel volume di Merck e Barbaglio. Dice: colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Ma questo non significa, come Bergoglio sostiene ieri nell'Angelus della Vergogna, che è perché si è contaminato assumendo la natura umana. Non è questo che San Paolo sta dicendo. Sta invece facendo riferimento al tema che è del tutto scomparso nel magistero luciferino di Bergoglio, che è il tema della redenzione, cioè sul Calvario. Mi seguite? Sulla croce, veramente, questo è vero, o teos e poiesen tena martian, Dio lo fece peccato a Gesù Cristo, cioè nel senso che Gesù Cristo, il Redentore, ha assunto su di sé il nostro peccato per espiarlo. Quindi non è che ha assunto il peccato per essere contaminato, perché se Gesù Cristo, assumendo il peccato, si fosse lasciato contaminare, vuol dire due cose gravissime: prime, che ha consentito al peccato, e secondo, che non è il Redentore. Non so se vi rendete conto della gravità dell'Angelus di ieri. Il trasgressore, facciamo un applauso ai preti che trasgrediscono. Siamo ormai alle pagliacciate, ma è Don Minutella uomo di merda, capito? È Don Minutella che è malato di mente, è Don Minutella il criminale d'Italia, è Don Minutella che i vari circoli, che vergogna, ma vi rendete conto che non so io, è un ribrezzo che fanno i multistreaming a destra, i conservatori, i triteoconi, i tradizionalisti, e il proposito è sempre dire Don Minutella, non fanno mai il nome, ma il progetto è distruggere Don Minutella. È Bergoglio, divide et impera. Quindi Dio lo ha fatto peccato, ma non come lo intende Bergoglio, che è astuto e la gente casca come merita. La gente merita questo. Non nel senso che si è contaminato col peccato, ma nel senso che lo ha preso su di sé e lo ha bruciato, direbbe von Balthasar, sul legno della croce. Mi pare che la differenza non sia di poco conto, vero? Ecco, e poi, tra l'altro, se non bastasse la Sacra Scrittura, ma vorrei citarvi altri due testi, almeno un altro,
San Paolo, sempre lui, nella lettera ai Romani, al capitolo 8, permettetemi di leggervelo, versetti 3-4, precisa questa questione. Mi permettete di leggerlo in greco per i più, diciamo, specialisti? Non l'abbiate a male. Togar adiuna tontu nomu en o estenei diates arcos o teos ton e autu uion pempsas en omoio omati sarcos amartias. En omoiati sarcos amartias. Che disgraziati questi che hanno preso il trono di Pietro e inducono la gente nell'errore. Perché San Paolo precisa, ve lo traduco, mandando il proprio figlio in una carne omoios, omoios, simile. Quindi non uguale, ma simile. E perché è simile ma non uguale? Perché uguale significa ugualmente peccatrice come carne umana. Simile significa dormo, mangio, bevo, ho gli occhi, sono alto, sono uomo, ho i capelli lunghi, faccio e vivo tutto quello che è proprio del genere umano, ma simile, non uguale, perché ciò che distingue è il fatto che è il figlio di Dio che ha preso la natura umana da Maria, vergine e senza peccato. E infatti San Paolo dice, egli ha condannato il peccato nella carne. Come? Con la croce del figlio. Ma Bergoglio non crede al tema della redenzione. Gesù è soltanto, diciamo, come dire, un grande liberatore, si impone queste, un trasgressore. Bergoglio, questa espressione vedrete che tornerà, perché non lo ferma nessuno, purtroppo io non ho i mezzi. Ma Frodo, capito, nel Signore degli Anelli, non è un caso che la sigla che mandiamo in onda su Radio Domina è quella del Signore degli Anelli. Frodo apparteneva, come me, alla categoria degli homme e merde, come dice qualcuno, no? Ma Frodo era dei, come si chiamano, dei hobbit, degli hobbit, c'è cioè la categoria più umile, più e Frodo è piccolo, è ultimo e deve fronteggiare il potere del male, però alla fine ce la fa, eh? Attenzione! È dalla prima volta che lo dico, mi sbaglio, è da 3 anni che lo dico, che siano attenti. Che ha rovesciato i potenti dei troni e innalzato gli umili, non è da 3 anni che lo dico, che devono fare i conti con la Santa Vergine che sceglie i piccoli e gli ultimi come il sottoscritto, lo dicono. È sotto gli occhi di tutti. Ma non è solo la Sacra Scrittura, e concludo, che dice queste cose qui, che cioè Gesù Cristo non si è contaminato. Al contrario, guardate, voi prendete 2 bicchieri, no? E c'è in un mezzo bicchiere di acqua, quindi è bianca, e mezzo bicchiere di caffè. Non è che il mezzo bicchiere bianca è la natura umana, pura, santa di Gesù Cristo. Il mezzo bicchiere di caffè è la natura contaminata. Mi seguite? Non è il caffè che è entrato nell'acqua, è l'acqua che ha trasformato il caffè. Bergoglio ha sovvertito l'ordo teologie in un solo Angelus. È proprio abile, è proprio bravo, eh? È proprio bravo, come dice lui. Ma questo è proprio bravo, eh? Io non so, meno male che non sono argentino, non so gli argentini, ma infatti lui non va in Argentina, come vedete, no? Ma dicevo e concludo, non è solo la Sacra Scrittura che afferma questo, perché poi c'è la tradizione della Chiesa, quella tradizione che Bergoglio vuole che i preti trasgrediscano, e li elogia, li esalta i preti che trasgrediscono la tradizione. La tradizione è quella, per esempio, dei concili, magistero straordinario. Ebbene, il concilio di Calcedonia, se potrebbero citare tanti, intanto il concilio di Nicea definisce Gesù Cristo omusios to patri, cioè della stessa sostanza del Padre, e la sostanza del Padre è divina, e la sostanza divina del Padre che il Figlio condivide è una sostanza pura, santa e immacolata. Tutto ciò che viene a contatto con Lui non lo contamina, è Lui che santifica quello che viene a contatto. Che disgraziati che ci sono da quelle parti, oltre Tevere. Mi avete capito? Il processo non è di contaminazione nel male, ma di contaminazione nel bene. Di santificazione. Anzi, i padri greci, la teologia greca ortodossa parla di theiosis, che vuol dire divinizzazione dell'uomo.
Capito? L'antropoiosis del figlio, o se volete l'incarnazione, la catabasis è in vista della anabasis, cioè della elevazione dell'uomo. Se Gesù Cristo si è contaminato, l'uomo resta dov'è. Ed è un vicolo cieco, si soffoca dentro le spire di un'umanità del tutto contaminata, compresa quella, come natura umana, del figlio di Dio. Invece Gesù Cristo si fa uomo per farci divini. E questo la teologia ce l'ha chiaro. Ma ormai Bergoglio è il nuovo Messia, ha riscritto tutto lui. E tutti ad applaudire a Bergoglio, e gli Unacum domani andranno a messa in unione con Papa Francesco. Il concilio di Nicea, ma c'è anche il concilio di Calcedonia, che dice che le due nature in Gesù Cristo sono, attenti bene, senza confusione, quindi non è che si confondono, immutabili, indivise e inseparabili, non essendo venuta meno la differenza delle nature a causa della loro unione, cioè la persona di Gesù Cristo è una persona divina, ci siamo? È una persona divina e lui ha in quanto persona divina la natura divina che condivide col Padre e con lo Spirito Santo, e poi la Maria assume la natura umana, tant'è che San Giovanni Damasceno dice, lunga eco del concilio di Nicea, o musio sto patri, o musio sto matri, cioè della stessa sostanza del Padre in quanto Dio, della stessa sostanza della Madre in quanto uomo, ma della Madre Vergine, che concepisce per opera dello Spirito Santo. E quindi l'idea teologica di una contaminazione del trasgressore Gesù è una vera e propria bestemmia. Bene, miei cari, io ho concluso per oggi con grande amarezza questa mia catechesi, grande amarezza perché è così evidente che abbiamo ragione ed è così triste vedere che siamo così pochi e bersagliati da tutti, perché la gente è del tutto ignorante, accecata, anche in ragione della enorme colpevolezza morale che possiedono quelli della cosiddetta fazione Unacum, che stanno creando un danno incalcolabile. Loro aspettano che muoia Bergoglio perché pensano che poi verrà il Papa della salvezza. Non hanno capito niente. Nel conclave entreranno quasi tutti i cardinali bergogliani che porteranno avanti la follia eretica del Pampero argentino. Ci sono telefonate, possiamo rispondere a un paio, non più di due. Pronto? Intanto grazie di avermi seguito così numerosi. Stasera abbiamo di nuovo fatto il bis di ascolti notevoli. Sarà perché sono più distante dalla telecamera, non lo so. Pronto? Pronto, Don Alessandro, sono Mario di Malta. Mario, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Allora, continua così, Don. E voglio dire a questi Mario, un po' più forte, per favore. Un po' più, ok. A questi che sono confusi, indecisi, a questi dell'Unacum, cosa volete ascoltare di più? Cosa volete vedere di più? Per me, Don, mi ricordo quelle parole di San Paolo, quando ha detto: se verrà un angelo dal cielo, esatto, bravo, bravo, che predica, Mario, che predica qualcos'altro che predico io. Talvolta penso che San Paolo aveva visto questi tempi, quell'angelo Bergoglio, quel santo uomo, quel bravo uomo che sta bestemmiando, e sta dicendo cose che confonda la gente. Prima della catechesi ho fatto una telefonata di più di un'ora con una anziana che ha ascoltato un prete domenicano ieri sulla radio, la sera, dopo che ha fatto Bergoglio questo discorso diabolico, ok? E che ha detto: ma non c'è male di andare contro i comandamenti, perché questo che ha fatto Gesù con lebroso, hai capito? Grazie, Mario. Volete
ascoltare un acum. Grazie Don, e Dio ti avanti benedica con tutto il compagni, avanti. cuore. Ecco, nella voce di Mario si sentiva il travaglio che tutti viviamo. Non è che questa sera, alzandoci da qui, siccome abbiamo capito come stanno le cose, ci possiamo sentire, come si dice, realizzati, soddisfatti. È un grande dolore, dal sapore quasi apocalittico, perché appena poi usciamo di qui ci accorgiamo di come va, talvolta anche nelle nostre stesse famiglie. Ed è un grande, grande dolore vedere la gente immersa nell'errore. È veramente il tempo della grande apostasia. La prossima telefonata, pronto? 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 Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Buonasera, donne. Io un'altra volta avevo chiamato. Questa sera mi premeva dirle una cosa. Io praticamente mi sono ritrovata ad ascoltare un video del Decimo d'Oro dove vi era Cionci, Amendola e un prete, Nicotra, non mi ricordo come si chiama. Questo prete praticamente diceva che la Chiesa è una, che il Signore disse che chi esce da lì non si salverà e che praticamente i vescovi hanno accettato Bergoglio e che quindi Bergoglio è il Papa. Ora che piaccia o non piaccia, tu devi stare lì, seguirlo e E praticamente poi se lui bruci dice che d'inferno. l'aborto. Se lui dice che l'aborto va bene e gli sta bene Biden, tu ti dissoci, mentre quando dice che bisogna aiutare i poveri tu ti associ e quindi entri e esci, ma non devi uscire dalla Chiesa perché Dio disse che la Chiesa è una e che se tu ne esci non ti salverai. Cioè, ma come si possono dire cose simili? Cioè, quello che dice è Ma come si infatti, dice. Fiola cara, è una negazione lì, è fatta apposta, però soprattutto verso l'Amendola. Se te ci fai caso, se ci pensi, le No, no, dichiarazioni di non è più Amendola Amendola, sono certo. tutte, aspetta, aspetta, è chiuso? Sono Donna, tutte ma che dichiarazioni prete? contro le cose che dico io, se ci fai caso. Scusi, non ho capito. Rispondo per te, parlo per telefono, Dio ti benedica. Dicevo che le dichiarazioni di Lamendola nel forum insieme a Don Mitoglia e a caro Andrea Cionci sono tutte dichiarazioni che provano a confutare le affermazioni che noi ragionevolmente portiamo. Quindi io non ho motivo di star lì a discutere, ne stiano con Bergoglio, ne stiano nella falsa chiesa dell'Anticristo, poi vedremo chi aveva ragione, lo vedremo. Intanto, diciamo, sarebbe da dire, i numeri giocano a nostro favore, insomma, ecco, non è che c'è da inventarselo. L'ultima telefonata, pronto? Pronto? Buonasera padre, sia lodato Gesù Cristo, sono Sempre sia Tommaso da lodato. Perugia. Padre, volevo, va bene, ringraziarla sempre perché sono parole di grande fiducia, quelle che lei dice ogni giorno, in tutte le sue rubriche. Volevo ringraziarla perché ho comprato varie copie di Pietro dove sei e lo sto regalando in giro. Vorrei dire, ma l'omino bianco, Bergoglio, visto che dice che insomma Dio è uno che si fa vicino e non si fa il vaccino, perché lui quando la cinese si è avvicinato l'ha schiappeggiata? Perché lui si presenta all'altare con la mascherina e con i distanziamenti? Non ha letto forse Matteo, per cui Cristo dice chi vuole avere la sua vita la perderà e quindi non fa campagna vaccinale. E poi volevo dirle, padre, un'ultima cosa, io ho fatto un'operazione, sono andato nel canale vostro YouTube di Radio Domina Nostra e ho messo i video dall'inizio perché mi ero perso la prima parte della vostra storia, che è una storia bellissima e piena di sofferenza, però ho anche visto quel video dove fate vedere piccola Nazareth e mi dico, lei forse è già in paradiso lì dentro. Che bello, grazie, Dio ti benedica con tutto il cuore, grazie. Con quest'ultima telefonata chiudiamo. E certo, quello che te dici è vero su Bergoglio, che appunto usa questo linguaggio così. Io però per concludere questa sera, grazie anche del complimento su Piccola Nazareth, anzi qui noi siamo tornati in zona gialla, pertanto vi aspettiamo da tutta Italia. Passiamo la Pasqua insieme qui a Piccola Nazareth, a messa in unione con Papa Benedetto.
E concludiamo con la lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 15. Non abbiamo un sommo sacerdote, quindi Gesù Cristo, che non sappia compatire le nostre infermità. Questa è la frase che più di tutte chiarisce. Essendo stato lui stesso provato in ogni cosa a somiglianza di noi, escluso il peccato. Parola di Dio. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Abergoglio, libera nos Domine. Sia lodato Gesù Cristo, avanti con Maria.